tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Su voci.fm, Massimo Veronese, come stai? Bene, e voi? Tutto a posto? Tutto a posto, siamo molto felici di essere qui all'interno di questo meraviglioso castello a Napoli e di essere con te a parlare di voce, naturalmente, perché qui siamo al Festival della Voce e so che tu sei anche, insomma, nell'organizzazione di questa manifestazione. E poi, lo inquadro un attimo, tu hai scritto qualche tempo fa questo libro che si chiama Senti chi parla, le 101 frasi più famose del cinema e chi le ha dette veramente. Ok, puoi anche posarlo adesso e raccontaci insomma da come ti è venuta questa idea e quali sono queste 100 frasi. Io cercavo di realizzare un prodotto che fosse molto pop e che fosse alla portata di chiunque sia interessato al doppiaggio, quindi non un testo cattedratico, non un saggio, non una raccolta di film, e quindi ho raccontato attraverso le 101 frasi più famose del cinema, tipo mi chiamo Bond, James Bond, ho visto cose che voi umani, oppure ti spiazzo in due, che noi pensiamo tutti le dicano gli attori che le recitano, in realtà sono figli delle voci, dei doppiatori, e quindi ho voluto creare 101 schede molto leggere, diciamo così, che raccontino chi sono questi doppiatori che hanno dato voce alle frasi più importanti del cinema. È un libro molto illustrato, tipo una rivista degli anni 60, tipo Epoca Europeo, è piena di illustrazioni, ritagli di giornale, fotografie inedite, e in più ha un code, se tu passi sopra il tuo cellulare puoi sentire direttamente la frase che vedi citata nel film. Mi sembrava un omaggio giusto da fare ai doppiatori che hanno fatto la storia del cinema, ma anche la storia del paese, e di creare comunque qualcosa che fosse fruibile anche per chi ama il doppiaggio, per chi è incuriosito dal doppiaggio e volesse incontrare quelli che sono i miti, insomma, di questa arte. Senti, ti chiedo, scommetto di sì, che ci sta pure al mio segnale Scatenate l'Inferno. Esattamente sì, al mio segnale Scatenate l'Inferno, che come tutti sanno l'originale era il mio segnale Scatenati i cani. In studio di doppiaggio trovarono questa frase poco piena di pathos e quindi la cambiarono in al mio segnale Scatenate l'Inferno. E fu talmente deflagrante come frase che poi cambiarono anche l'originale, cioè il regista del Gladiatore trasformò il mio segnale nell'originale, il mio segnale Scatenati i cani con il mio segnale Scatenati l'Inferno. Questo per dire come il doppiaggio non sia un copia e incolla, ma sia un'arte che interpreta e migliora persino il prodotto originale. Anche perché poveri cani. Senti, invece, a te personalmente questo interesse, questa curiosità, questa passione per il doppiaggio e i doppiatori da dove arriva? Ma arriva fondamentalmente da mio padre, che era un grande appassionato di cinema, e dalla mia scoperta bambina che John Wayne parlava in italiano. Io dicevo a mio papà: ma è possibile, ma quindi John Wayne, Gregory Peck, parlano tutti benissimo italiano, parlano benissimo, meglio di noi che siamo di origini venete. E lì mio papà mi disse: ma guarda che ci sono i doppiatori. E io, questa magia dell'uomo segreto dietro gli attori, i divi del cinema, che parlava al loro posto, parlava così bene, mi conquistò fino da bambino, e poi è diventata una passione, fino a scrivere questo libro qui, insomma. Senti chi parla, bene, ti ringrazio, è una cosa veramente originale, simpatica, divertente, quindi ti ringrazio e ti auguro buon festival. E poi soprattutto perfetta per Voci FM, quindi. Certo, siamo qui apposta. Un saluto a Voci.fm da Massimo Veronese. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.